L'autodromo Hermanos Rodríguez si trova a 2240 metri di altitudine. L'aria rarefatta riduce la resistenza a vantaggio di velocità che superano i 360 all'ora, ma al contempo la minore densità influisce sul carico aerodinamico e l'aderenza in curva viene compromessa. Questi effetti, assolutamente unici nel campionato, fanno sì che in curva 1 lo spazio della decelerazione si allunghi per effetto dell'aria rarefatta. L'MGUK, nel passaggio da 358 all'ora a 110, supporta il rallentamento della monoposto e genera 157 kJ di energia, subito a disposizione del pilota nell'accelerazione successiva. La propulsione elettrica migliora la prestazione di 2,3 secondi al giro e 21 km/h di velocità massima.